Buon pomeriggio, ci troviamo nella Galleria d'Arte Moderna Achille Forti. Io oggi vi racconto un po', introduco alla mostra La mano cochlea, la galleria pubblica di Ugo Zannoni, scultore, collezionista e mecenate. Faccio un'eccezione per togliermi la mascherina perché sono da sola e gli operatori sono alla giusta distanza. Ma in questo periodo la galleria è visitabile come tutti i musei con mascherina. È molto importante, la teniamo tutti e ci sono regole, semplici regole da osservare per la sanificazione. Quindi io adesso posso farlo, ma solo perché siamo rigorosamente distanziati e non c'è nessuno. Ma è per parlarvi meglio sostanzialmente. E dunque Ugo Zannoni, che progetto e che taglio, che lettura si è voluto dare con questa mostra dedicata a uno dei maggiori scultori dell'Ottocento, veneto sicuramente e italiano. Un taglio molto particolare. Innanzitutto abbiamo rivalutato la figura, criticamente la figura dell'artista, che è molto noto, ma lo è noto soprattutto per il famoso monumento a Dante Alighieri in Piazza dei Signori e meno per la sua attività complessiva. In secondo luogo, lo abbiamo considerato per la sua vicenda biografica, che è molto particolare, straordinariamente affascinante, perché Ugo Zannoni è stato anche un collezionista d'arte e soprattutto un grande mecenate per la cultura. Per la cultura veronese. È stato animato da una visione assolutamente illuminata del suo partecipare con la sua esperienza artistica, con il suo lavoro alle sorti, alla costruzione all'arricchimento della città, del patrimonio culturale della città. E in questa visione complessiva Zannoni non ha mancato di fare l'insegnante, l'insegnante alla scuola di plastica del patronato operaio degli Stimmatini, dei padri Stimmatini, con cui lui era legato da rapporti di amicizia. Devo dire che nel presentare questa figura ci si è aperto un mondo. I musei civici hanno tante, tante collezioni. Ma si è aperto un mondo molto più vasto di quello che si poteva immaginare attraverso quello che ha dato, quello che è stato Zannoni per Verona. Lavora da circa, nasce nel 1836 Zannoni e lavora formandosi a Venezia, l'Accademia Veneziana, come tutti gli artisti del tempo, quindi ha una formazione tipicamente accademica, e poi passa a Milano, già molto giovane. A Milano poi terrà lo studio fino alla sua vita, alla fine della sua vita, che si conclude nel 1919. La parte del maggiore impegno rispetto ai musei civici inizia, diciamo, verso la fine degli anni 90, perché l'artista diventa uno degli ordinatori del museo civico, che a quel tempo era a Palazzo Pompei. E con un gruppetto di altri colleghi, tra cui anche un giovanissimo Achille Forti, comincia a lavorare al riordino del museo. Ogni tanto nei musei ci sono delle fasi di riallestimento, si espongono nuove collezioni, eccetera, eccetera. E in questo momento c'è un disegno che parte proprio da Zannoni e da uno degli amici, che era Pietro Zenatti, un patriota, un disegno per portare l'arte contemporanea a Verona. Quindi, la figura di Zannoni è importantissima per la formazione della Galleria d'Arte Moderna, questo primo inizio, ed è per questo che la mostra si svolge oggi alla Galleria d'Arte Moderna Achille Forti. Ed è per questo che è una mostra importantissima perché ci permette per la prima volta di andare a esplorare le origini, la formazione della galleria. E per vedere oggi chi siamo, per scoprire un po' le nostre radici di cittadini e le radici di quello che è stato il lavoro dell'amministrazione pubblica per l'arte contemporanea. Quindi questa è una prima scoperta.
La seconda è stata trovare le interessantissime collezioni, tipologie di opere d'arte che Zannoni ha donato. Oltre all'intero suo studio, l'atelier di uno scultore, lui ci ha lasciato dipinti, opere su carta, dipinti di scuola milanese, di scuola veneta, di scuola veronese, di artisti che lui aveva personalmente conosciuto, di amici come un Angelo dall'Occa Bianca che Zannoni stesso ha contribuito a promuovere. Quindi questa figura è una figura a 360 gradi, quasi di autorevolissimo ispiratore anche di altri artisti. Per cui la lettura di un percorso come quello di Zannoni richiede di avere un'ampia, diciamo, apertura di orizzonti. Ed è quello che un po' abbiamo voluto raccontare nella mostra, che è divisa in tre parti. Abbiamo una parte dedicata allo studio, all'atelier dell'artista, e c'è una grande fotografia, una gigantografia di una foto d'epoca di questa scuola del patronato degli Stimmatini, dove c'è un'aula dedicata all'insegnamento della plastica, delle arti plastiche, e si vede come, quali erano gli strumenti degli scultori, come imparavano con i modelli in gesso, modelli dall'antico, disegni, si esercitava la copia, eccetera, e via dicendo. Poi c'è un secondo ambiente che vuole rievocare quello della casa Zannoni e della collezione di famiglia e di Ugo Zannoni. Com'era la collezione di un artista dell'Ottocento? È una collezione tipicamente borghese. Non c'erano allora i grandi palazzi dei mecenati con le gallerie, con queste quadrerie appositamente collocate in luoghi quasi museali. Ma le collezioni abitavano nelle sale da pranzo, nei salotti, nelle cucine, dove si riceveva. Quindi questa sezione raccoglie un po' un'idea di come poteva essere una raccolta di un artista e di una figura dell'Ottocento. E il terzo ambiente, che è senza dubbio il punto d'arrivo, ma anche il nostro punto di partenza come Musei Civici, è il museo di Palazzo Pompei, il museo che nel 1908 ospita la collezione Zannoni. Quindi abbiamo, attraverso la conoscenza di cataloghi e di fotografie storiche, un po' ricomposto, ricostruito quello che era questo allestimento museale a cui aveva proprio contribuito Zannoni, con l'idea che dopo aver donato la sua collezione, la collezione doveva essere esposta perché doveva essere fruita, vista soprattutto dai giovani, perché i giovani attraverso il museo potessero imparare l'arte. Quindi la funzione del museo era assolutamente formativa e doveva servire, didattica, come un pochino lo è anche adesso. Pensate la visione, l'illuminazione di questa figura. Ed è riuscito nei suoi intenti, per fortuna è riuscito ad avere lo spazio, ben tre sale del Museo Civico, che allora conteneva anche la Madonna della Quaglia di Pisanello, aveva i Bellini, collezioni più antiche che erano già state donate da altre persone prima di lui, trovano comunque uno spazio anche per le collezioni di Zannoni, le collezioni moderne. E lo stesso Zannoni, prima di arrivare a donare, inizia il suo percorso come donatore nel 1905 da circa 83 opere, poi fino al 1919 arriveranno a oltre 200. Ma ben prima di questo lui aveva rappresentato, ritratto in busti di marmo, alcuni dei mecenati dei musei veronesi, Giulio Pompei, Cesare Bernasconi. Quindi aveva già nel 1870, ben prima, 35 anni prima, era ben già consapevole e ben già onorato nel dedicare un omaggio a queste figure. Questo ci dice che l'artista era già molto legato alle sorti del Museo Civico. In questo ritratto che è al mio fianco vediamo il personaggio di cui così vi ho tratteggiato un po' l'animo poliedrico, ed è ritratto nel 1873, dunque
Lui quanti anni ha? 1836-1873, ha 47 anni, giusto? È a Milano in questo momento, è appena stato nominato Cavaliere della Corona d'Italia. Perché Vittorio Emanuele II lo vede l'esposizione del 1872 a Milano, una grande esposizione internazionale, dove anche Zannoni, insieme a tutti gli artisti di Milano, di altre città, espone le sue opere, e questo è il momento dell'affermazione, del successo dell'artista, anche internazionale. Infatti nel 1873, in quest'anno, lui esporrà a Vienna e poi comincerà una carriera all'estero di esposizioni. Per cui questo quadro è un riconoscimento molto importante, lo vedete, è ancora un artista molto giovane, molto, come dire, brillante e anche disinvolto, con questa mano che tiene sulla giacca. Questo ritratto è opera di Vincenzo Hayez, che è un nipote di Francesco Hayez, il famoso, il maestro per eccellenza, il punto di riferimento dell'Accademia di Brera, ma della cultura figurativa dell'Ottocento e del Romanticismo. E in questo momento, oltre a questa nomina molto importante, che lo afferma come artista, avviene anche un altro fatto molto molto significativo, che Ugo Zannoni diventa il consigliere dell'Accademia di Brera al posto di Francesco Hayez, perché è scomparso il vecchio maestro e Ugo ne prende il posto. Quindi questo testimonia, fa capire quanto era riconosciuto questo artista anche fuori dalla città di Verona, naturalmente. E in fondo nel 1873 aveva ancora tutta la carriera davanti Zannoni, ma è qui che la sua arte comincia veramente ad avere successo e fortuna anche a livello commerciale. Io adesso non posso non ricordare all'inizio di questa carrellata da dove parte Zannoni e da dove parte la fortuna di questo artista, e quindi vorrei anche accompagnarvi a vedere il monumento a Dante, il bozzetto del monumento a Dante in Piazza dei Signori, che è giunto con la donazione dell'artista nella Galleria d'Arte Moderna. Questa è un'immagine che un po' abbiamo tutti negli occhi, e chiunque venga a visitare Verona non può non rimanere affascinato da questa figura. Infatti è uno dei monumenti ottocenteschi a Dante Alighieri più noti e più riusciti. E perché? Perché Dante? Perché Dante ha avuto un passato, ha avuto una vicenda importante con Verona, è il luogo dell'esilio Verona, e quindi Dante arriva alla corte degli Scaligeri, ospite di Can Grande della Scala, e abita nei palazzi Scaligeri, per questo che la statua è proprio nella piazza circondata da questi palazzi. Come viene commissionato? Come viene realizzata quest'opera? È un concorso. In questo periodo vengono spesso banditi dei concorsi, anche a Brera, gli scultori partecipano a concorsi per monumenti. C'è una stagione, una lunga stagione in Italia, ma non solo in Italia, anche all'estero, che viene definita la monumentomania, perché c'è la mania di fare questi monumenti e fioriscono i monumenti celebrativi. In questo momento, 1865, è il sesto centenario della nascita di Dante Alighieri, e quindi ci sono tante città italiane che vogliono dedicare un omaggio, e a Verona, dove la presenza di Dante è molto sentita ed ha una memoria importantissima, un gruppo di cittadini animati da questo desiderio di celebrare il grande poeta bandiscono questo concorso attraverso la Società di Belle Arti. E qui c'è un ruolo importantissimo dell'Accademia Agricoltura, Scienze e Lettere, e anche di Giulio Camozzoni, che è il presidente di questo comitato. E al concorso sono invitati a partecipare soltanto artisti, diciamo, veronesi, locali, veronesi, che anche se residenti fuori Verona,
e Zannoni è già a Milano da qualche anno, quindi può partecipare. Nella commissione valutatrice però ci sono anche artisti come Vincenzo Vela, che è un grande maestro e anche un punto di riferimento per lo stile e per il linguaggio di Zannoni, che valutano il monumento, la prova di Zannoni, come quella più riuscita. E quindi il giovane, che qui non ha compiuto i 29 anni, viene lanciato da questo straordinario successo. Lo chiamano il Buonarroti veronese. Poi c'è un libretto celebrativo dedicato a questo monumento, che parla con entusiasmo di questa opera di Zannoni. C'è una vicenda anche molto singolare che vale la pena di essere almeno ricordata, e poiché Verona nel 1865 è sotto il dominio austriaco e sono i momenti di tensione e di lotta per la liberazione dell'Italia, gli austriaci non vogliono che venga presentato al pubblico questo monumento, per paura che insorgessero dei moti rivoluzionari, per cui la contrattazione per presentarlo va a buon fine soltanto perché i cittadini veronesi scoprono il monumento in piena notte, e quindi il monumento può finalmente vedere la luce. Perché la figura di Dante è così importante in questo momento? Perché padre della lingua italiana viene investito di un ruolo simbolico fortissimo come rappresentante dell'Italia liberata, e quindi fiorisce anche tanta iconografia legata a Dante, alla vicenda di Dante, ma soprattutto alla Divina Commedia, che voi potete ritrovare in tante opere d'arte, anche della stessa Galleria d'Arte Moderna, che rappresentano Pia dei Tolomei, il Conte Ugolino con Gaddo, e Paolo e Francesca, e via dicendo. Dopo questo successo, Zannoni continua a realizzare dei monumenti celebrativi che affermano l'identità della città di Verona, e quindi non sono solo dedicati a un Dante o a figure ospiti, ma propriamente ai veronesi. E quindi ha già realizzato qualche anno prima un Michele San Micheli per il Pantheon dei Veronesi Illustri, che viene, è un progetto della città che inizia nel 1870, per cui la municipalità cerca di rappresentare tutte le figure che hanno fatto la storia di Verona, e Zannoni è uno di quelli che lavorano per diversi ritratti di questi personaggi, per cui c'è Cornelio Nepote, che è anche qui in mostra, c'è Michele di San Micheli e tanti tanti altri. Un altro momento veramente straordinario di questa fase giovanile di Zannoni, diciamo matura a questo punto, sempre per quanto riguarda i monumenti di personaggi, è il monumento ad Aleardo Aleardi. E qui una vicenda simile, anche che fa capire l'animo, lo spirito di questo artista, perché il monumento del 1883, il grande poeta patriota Aleardo Aleardi, era molto legato da rapporti di amicizia a Zannoni, e quindi Zannoni, che viene chiamato anche qui da un gruppo di cittadini per fare il monumento, perché anche qui è stata una spinta civica quella di realizzare il monumento che oggi è in Piazzetta Santi Apostoli a figura intera, e possiamo vedere qui in un gesso appunto preparatorio per questo bellissimo monumento a figura intera. Anche qui Zannoni non solo partecipa con entusiasmo a questo grande ricordo, ma dona la statua, quindi non si fa pagare per realizzare quest'opera. Quindi era già molto affermato e poteva permettersi di fare un dono alla città. In qualche maniera qui c'è già, nel 1883, si legge già un futuro, quello che poi lui avrebbe fatto per la città di Verona, addirittura donando tutto quello che era stato il suo lavoro. È un'opera molto bella, molto fresca, con una grande intensità espressiva. Qui siamo proprio in una fase di verismo maturo, e questa dell'arte del ritratto è una delle caratteristiche
è una delle chiavi, insomma, del successo e della bravura di questo artista, che lavora principalmente appunto con il modello in gesso e poi con la fusione in bronzo. Non vorrei dimenticare di dirvi che Zannoni è stato anche pittore, ma della sua pittura si conosce pochissimo. Sono emerse alcune cose, cominciano adesso scavando anche nelle collezioni e attraverso il mercato, ma è rarissimo trovare pitture a olio di Zannoni, mentre proprio nella galleria d'arte moderna, tra i doni che sono arrivati dalla sua collezione, ci sono dei bellissimi pastelli. Vi faccio vedere questo, che è un pastello, sembra un dipinto, perché in realtà la tecnica del pastello, che vede i milanesi tra i più bravi nell'Ottocento, normalmente si presenta come una tecnica molto leggera, vaporosa quasi e atmosferica, e qui invece Zannoni comunque la usa come fosse una tecnica pittorica, con un disegno finito e rifinito. Se da lontano quasi non si vede che siamo con un pastello. E questo è un altro ritratto molto bello, vi fa capire come la capacità di ritrattista sia coerentissima tra la scultura e la pittura. Questa è la figura del padre e ve la voglio far vedere perché è una figura veramente centrale per la vita di Zannoni. È il padre che capisce la creatività, insomma, capisce la vocazione di Zannoni e lo manda a studiare a Venezia. Ed è il padre che lo introduce a tutti gli ambienti artistici più interessanti del momento e lo mette in contatto con quello che poi è stato il suo padrino, veramente a battesimo, Giacomo Franco, un architetto, intanto di per sé un uomo di successo, pieno di attività, ma introdottissimo anche nell'ambiente di Milano. Per cui, grazie a questi rapporti, il giovane viene proprio accompagnato negli ambienti giusti, e questo ne segna proprio la vicenda. Vedete il padre appoggiato anche qui in uno studio. È molto interessante vedere questa rappresentazione di una fucina di vulcano. Si vede dall'iconografia, vedete questi nudi che battono. È un tipico soggetto legato agli artisti e agli artisti, agli scultori, quindi qui c'è una rappresentazione quasi in chiave allegorica della figura paterna come anche il motore di una vita, e per questo il ritratto è messo all'inizio della mostra, è come se il padre ci volesse mostrare, guarda mio figlio come è stato capace di fare e dove siamo arrivati fin qui. E difatti anche il padre scrive delle testimonianze, accompagna i successi del figlio, eccetera. Qui ci sono altre, vorrei solo farvi notare alcune delle opere della collezione Zannoni. Tutto quello che si vede è della raccolta, e ci sono anche i precedenti, i maestri, gli esempi, i modelli di Zannoni. Uno di questi è Alessandro Pontinati, un altro artista veronese che si trasferisce proprio all'Accademia di Brera, è un artista di Brera a tutti gli effetti a Milano, e incontra successo in particolare realizzando delle figurine molto molto virtuose, molto rifinite, di figure di piccole dimensioni, di piccoli gessi che andavano molto, come dire, alla moda nei salotti milanesi e vendevano molto bene sul mercato. Questo tipo di scultura è quella che lascia un segno anche in Zannoni. Un altro scultore di riferimento per l'artista, ed è un artista che lui ha frequentato, è Giuseppe Grandi. Forse lo conoscete per il monumento alle Cinque Giornate, in piazza Cinque Giornate a Milano, appunto uno dei grandi monumenti, anche questo fatto per concorso, per ricordare appunto sempre in questa fase di moti rivoluzionari, e questo è il monumento a Cesare Beccaria che si trova a Milano, uno dei modelletti, quindi non sappiamo ecco come è arrivato nelle mani di Zannoni, ma molto probabilmente le opere di artisti che lui ha frequentato, che per lo più erano amici, gli sono state anche regalate o ha scambiato, lui ha dato una sua scultura in cambio di questo, cioè
ha questa familiarità, ed è questa una cosa molto bella della collezione Zannoni. Poi ci sono delle opere antiche, qui una parete dedicata a tutte le opere che noi chiamiamo dei modelli. Ci sono tele, addirittura una tela di Paolo Farinati, quindi uno dei maggiori artisti veronesi, questo Cristo uomo dei dolori, che era appunto nella collezione Zannoni. Poi c'è una piccola testa fiamminga, una stampa, c'è un quadro invece di circa gli anni 40 di Recchia, e poi ci sono delle copie da Bellini e una copia da Domenico Brusasorci, che evidentemente servivano sempre per questo programma, no, di celebrazione delle glorie veronesi e anche sicuramente come modelli. Se guardate per esempio questo Sant'Onofrio, ha un'iconografia che, diciamo, più che guardare alla statuaria classica in questo caso, o a Donatello, che era, cioè, erano gli artisti, Michelangelo era l'artista che guardava di più Zannoni, da Michelangelo si passa anche a dei modelli veronesi, e quasi quasi questa testa ha qualcosa che riguarda appunto delle figure dell'età di Farinati, di comunque più avanzate, e di qualche cultura che lui conosce molto bene. In ogni modo, Zannoni, come tutti gli scultori in questo periodo, amava moltissimo il grande, il divino Michelangelo, e questo è un riferimento essenziale. E non da poco ricordare da dove viene questa scultura, perché cosa fa questa scultura Zannoni per il monumento, per il Duomo di Milano. È una delle sculture sulle facciate, sapete che la fabbrica del Duomo si conosce come una fabbrica infinita, e nell'Ottocento ha avuto un periodo in cui tanti artisti dell'Accademia hanno contribuito a realizzare le statue dell'esterno. Sant'Onofrio è una statua che Zannoni realizza proprio vicinissimo al momento al monumento a Dante, a quell'epoca. L'anno dopo lui realizza questa scultura. Tra i monumenti dei veronesi illustri, Zannoni si produce in due versioni del monumento a Michele San Micheli. Un primo monumento nel 1858, quindi da giovanissimo, ancora prima del monumento a Dante, che era poi fu recuperato per il Pantheon dei Veronesi Illustri, e un secondo busto ritratto di Michele San Michele, più maturo, più morbido, che era destinato alla chiesa di San Tommaso, e il marmo è proprio esposto nella chiesa. E qui vediamo il gesso preparatorio, che è ancora molto ben conservato, ed è un ritratto estremamente espressivo, anche questo con una grande finitura, addirittura con dei dettagli di realismo inimmaginabili per un busto celebrativo, come questo bottone della casacca slacciato, no? Che ci fa capire l'immediatezza e la capacità di adesione al vero che aveva Zannoni. E secondo monumento che si trova nel cimitero monumentale, e questo viene dalla collezione della scuola apostolica Bertoni, appunto dall'Istituto Stimate, con cui noi abbiamo avuto il piacere di collaborare, è l'unica opera che, insieme a un altro gesso che proviene dall'istituto, dai padri Stimattini, proprio per dare il segno che questa mostra fa parte di un itinerario che comprende, oltre alle stimmate, il cimitero monumentale, luogo importantissimo, perché tutto questo discorso del monumento ha avuto un'apoteosi, un vertice, i monumenti straordinari che Zannoni ha realizzato per il cimitero monumentale, ma di questo vi parlerà Camilla Bertoni. E quindi questo monumento a Trezza è anche questo raffinatissimo, con un impianto, una incorniciatura architettonica che fa capire la cultura attentissima, e anche il rapporto stretto e molto vivo che Zannoni ha con Giacomo Franco, l'architetto che lo sostiene per una vita. Zannoni
artista Zannoni collezionista. Prima di donare, l'artista ha raccolto e ha una collezione tipica di quello che poteva essere una raccolta di un artista dell'Ottocento, ma anche di un personaggio della borghesia. La raccolta Zannoni è esattamente lo specchio di qual era il modo di circondarsi di oggetti d'arte per una famiglia dell'epoca. E quindi non si dedicava appunto uno spazio apposito, ma le opere d'arte di varie tipologie erano apparecchiate in ogni luogo della casa. Chiaramente raccogliere oggetti può essere legato a un ricordo, a un'esperienza, per un artista sicuramente c'è tanto di una visione, di una visione culturale, di un interesse specifico verso fenomeni artistici, esperienze, tecniche, stili. E la collezione di Zannoni aveva un po' di tutto, diciamo. Quello che non poteva mancare era la cultura, l'arte del paesaggio, la pittura di paesaggio, la pittura di genere, con rappresentazioni di scene di vita quotidiana, di interni e soprattutto di interni familiari. O tra i soggetti più amati del tempo c'erano le maternità, per esempio, c'erano le figure dei bambini legate a un tema, diciamo, pedagogico. Poi c'erano le figure degli animali, gli animali insieme alle persone, per dare l'idea di una realtà. E c'era la vita delle campagne e si dipingeva andando all'aperto, quindi molti dei soggetti della pittura dell'Ottocento sono ripresi dal vivo. E Zannoni ha un po' di tutto questo, naturalmente una parte di ritratti di pittori che sono stati anche amici, comunque di pittori della città di Milano dove lui ha vissuto, e pittori veneti e veneziani ed alcuni pittori veronesi, tra cui appunto il giovane dall'Oca Bianca, che realizza dei magnifici ritratti del suo amico più anziano. Qui sono esposti due ritratti a carboncino acquerellati, molto espressivi, e poi lo stesso Dall'Oca realizzerà un bellissimo ritratto a figura quasi intera dell'artista verso gli anni 90, con le mani in tasca, l'artista già molto impegnato a Verona nei suoi progetti per la città. E qui vediamo una figurina, un piccolo gesso per un gruppo scultoreo di piccole dimensioni, ma assolutamente complessivo, monumentale in quello che è la sua composizione. La scultura raffigura una donna con due bambini, sta facendo l'elemosina. Zannoni ha chiamata la carità, quindi c'è la figura di questa dama elegantissima che si prende cura, e le due figure sono di bambini, quindi c'è anche qui un tema educativo molto importante. È bellissima la fattura di questa scultura e la capacità di entrare, di descrivere i dettagli più minuti dei vestiti che ha questo artista. È come fosse un pittore che riesce a tradurre magnificamente nella plastica le forme. Questa scultura ci introduce a un tema che mi è molto caro, insomma, da sottolineare, perché accanto allo scultore dei monumenti che abbiamo visto, dei ritratti che abbiamo visto, era una delle caratteristiche più significative del lavoro di Zannoni, c'è lo Zannoni scultore di genere, appunto. Per conoscere e capire e apprezzare lo scultore di genere bisogna guardare
questa scultura, questa bambina, questo straordinario pezzo che ha segnato praticamente la fortuna dell'artista. È una rappresentazione di studio e lavoro. Infatti vedete una bambina seduta sul suo sgabellino che sta lavorando a un ricamo con le manine unite, ma allo stesso tempo studia. Quindi ci sono questi due aspetti importantissimi, il tema del lavoro, che per uno che ha una formazione così, che dà così importanza all'educazione e alla cultura, non può essere disgiunto da quello dello studio. Ed è anche un'allegoria, anche questa, insomma, della formazione di un giovane artista. La cosa straordinaria, questa piccola scultura viene presentata a questa esposizione internazionale di Milano e lì viene ammirata, e da lì inizierà Zannoni a portarla a varie esposizioni, a Vienna e perfino negli Stati Uniti, dove attraverso dei multipli, naturalmente, perché questo è un marmo, ma l'artista aveva un gesso che poi viene usa per riprodurre il suo modello. Questa scultura fa il giro del mondo e ancora adesso popola tantissime collezioni. Come vedete, anche girando attorno, perché queste sono opere da guardare veramente a tutto tondo, i tessuti, la capacità, il virtuosismo che questa mano di Zannoni riesce a tradurre in plastica è eccezionale. Perché lo scopriamo, dicevo prima, stiamo rivalutando adesso questo tipo di scultura e in qualche maniera solo negli ultimi anni c'è un recupero critico di artisti come Zannoni, perché in fondo sono stati guardati dalla critica del Novecento, che era più interessata alle arti d'avanguardia, all'astrattismo, al futurismo, al cubismo e a quelle correnti che rompono con il soggetto, queste che sono delle forme ancora legate a una cultura di accademia, hanno conosciuto un momento proprio di abbandono, di oblio, e anzi dai maggiori critici del Novecento vengono anche ripudiate. Ricordo alcuni scritti dove ci sono attacchi violentissimi, si parla di una ripugnante accademia, come se fossero delle forme, delle maniere stanche degli artisti di continuare a riprodurre qualcosa che ormai era vecchio, quindi il vecchio. E questi sono stati definiti degli artisti del passato, passatisti, senza guardare in realtà che non sono forme algide e senza vita le forme di scultori come Zannoni, ma portavano all'ennesima potenza un'eredità della scultura, non solo dell'Accademia ottocentesca di un Canova che era legata alle forme del classicismo, ma recuperavano addirittura le forme della pittura dei grandi artisti del Settecento, e per Zannoni parliamo del Settecento veneto, veneziano, la cultura di Zannoni arriva da lì. E quindi addirittura adesso questa scultura molto fresca e leggera e piena di grazia porta nelle sue forme anche un'eredità della quasi pittorica, per questa capacità di rendere atmosferica, di rendere le forme, che viene da un Settecento, per cui è un'arte ben più ricca di quella che si tendeva a vedere nel Novecento. Per cui non solo Zannoni, ma altri artisti dell'Ottocento, del secondo Ottocento, di questa scuola, che è una scuola milanese, sono scoperti e apprezzati negli ultimi anni, anche dai critici che adesso li leggono, li studiano e si sono accorti che c'era tutto un movimento che ha comunque continuato a lavorare e che questi artisti certamente erano più facili da capire, più commerciali forse allora, ma poi hanno resistito al tempo. E quindi se guardate la morbidezza degli incarnati, la capacità di dare anche movimento ed espressione alla figura, questo è un segno di grande abilità e non è certo
una maniera così fiacca e ripetitiva, ridondante. Un'altra figura allegorica è il futuro artista. Vedete proprio il tema dell'artista che impara da bambino e che qui è visto come un pastorello. E poi veniamo appunto a quest'ultima sala che raccoglie in fondo le opere più, diciamo, più alte, più importanti. Diciamo che raccoglie opere di grande qualità, sia di pittori veronesi, tra cui Dall'Oca Bianca appunto, sia di pittori veneziani, Napoleone Nani che era venuto a insegnare all'Accademia Cignaroli, o Luigi Nono con delle straordinarie opere. Tutte appunto raccolte da Zannoni, e tra queste opere ce ne sono due veramente notevoli di Giuseppe Zannoni, che era un cugino di Ugo, anche lui all'Accademia, diciamo alla scuola di Brera di Milano, e morto giovane purtroppo, ma un artista di talento che faceva il pittore. E vedete qui ci sono due quadri ancora incorniciati come li aveva incorniciati evidentemente Zannoni, con delle prove, sono come delle impressioni di paesaggio, delle impressioni dal vero, perché queste documentano proprio come faceva, come un artista lavorava, col suo zainetto partiva la mattina per andare sui colli, qui sulle montagne, a riprendere delle rapide impressioni che poi potevano diventare anche dei dipinti più autonomi e più ampi, ma altrimenti erano già opere che avevano un suo perché. E come vedete qui sono impaginate in maniera molto suggestiva in un quadro unico, sono 8 paesaggini e nell'altro sono 4. E qui vicino abbiamo esposto un dipinto di Mosè Bianchi, che è un altro grande pittore attivo a Milano, tra gli scapigliati, questa generazione di artisti che rompono con la forma per creare appunto questa pittura di luce, di atmosfera. E poi c'è un'opera che domina su tutto, diciamo, rappresenta un punto d'arrivo, un traguardo se vogliamo, ed è l'opera più significativa di un orizzonte che Zannoni intravede. Questo era proprio Angelo Morbelli con Savanza, è un'opera che esce un pochino dal mazzo, esce un po' dalle tendenze che sono rappresentate nella collezione, ed è l'opera più all'avanguardia, più sperimentale, perché Angelo Morbelli è uno dei grandi pittori divisionisti. E questa è una delle opere normalmente esposte nella collezione della Gamma, e rappresenta appunto una donna abbandonata su questa sua seggiola davanti a questo paesaggio sconfinato. È una pittura che recepisce già le ricerche, le teorie ottiche della scienza che attraverso i trattati entrano nella pittura, che cerca di individuare una nuova tecnica artistica per rompere, per dipingere in pratica, lasciarsi alle spalle questo naturalismo e questo verismo per dipingere il sentimento, la soggettività, un'idea, che quindi c'è una forte spinta anche simbolista in questi soggetti. E la tecnica di Angelo Morbelli è a minutissime pennellate di colore diviso, di colore tenuto selezionato cromaticamente, come un puntinismo sottile che lavora su un effetto di percezione ottica straordinario. Questo quadro, che è anomalo nel resto di quello che ci racconta la collezione Zannoni, arriva da un amico
arriva nelle mani di Zannoni da un amico, un altro dei suoi protettori, mecenati, che era Agostino Zorzi. Agostino Zorzi aveva a sua volta una collezione e evidentemente negli anni al finire della sua vita decide di lasciarla, di passare questo quadro a Zannoni, forse sapendo già che il progetto di Zannoni è quello di donare alla città. Quindi è una opera eccentrica rispetto al resto, ma che ci fa capire che l'artista era aggiornato sulle nuove tendenze della pittura, e non era affatto un artista indietro, diciamo, nella sua visione culturale. Un aspetto che noi abbiamo come galleria, come musei civici, abbiamo voluto restituire con questa mostra è proprio la visione, che lo spirito che animava Zannoni nel suo progetto culturale, che era quello sostanzialmente di mettersi a disposizione della città e dei giovani, per cui negli ultimi anni della sua vita decide di insegnare a una scuola operaia, quella degli Stimmatini, invece di insegnare a Brera, dove avrebbe benissimo potuto insegnare, dove era diventato il consigliere. Preferisce un contatto più vicino con una realtà anche di maggior bisogno, come quella di una scuola d'arte. E poi si avvicina a questo progetto per la donazione. Quindi la mostra è stata un po' costruita ripensando, ripercorrendo le orme di Zannoni, creandola come un'occasione di laboratorio, di progetto con i giovani e per i giovani. E difatti tutto quello che vedete esposto è frutto di una collaborazione con l'Università di Verona e il Dipartimento di Cultura e Civiltà e con l'Accademia di Belle Arti di Verona, che hanno partecipato proprio alla costruzione del progetto in tutte le sue fasi e alla vita dietro le quinte del museo. È un'esperienza nuova, assolutamente pioneristica e innovativa, sia per chi lavora nei musei veronesi, sia, crediamo, per chi studia all'università. Quanto è importante che gli spazi dei musei diventino luoghi aperti, come delle case, a questo punto come delle aule, vediamo con il bisogno che c'è in questo momento, e come la forma del museo possa essere qualcosa di completamente diverso e inimmaginabile. E quindi gli studenti hanno sia partecipato alla catalogazione, allo studio delle opere da portare nella mostra, seguendo nelle manutenzioni conservative e via dicendo lo studio. E poi hanno partecipato da parte di Accademia nel creare un'illustrazione, un racconto del mecenatismo veronese attraverso la raffigurazione di un grande pannello, di un lungo pannello di 16 metri che ci presenta una linea del tempo dei donatori, dei mecenati veronesi. Terza cosa, non da ultimo, hanno lavorato al restauro di gessi di Zannoni che sono esposti e visibili al pubblico durante i lavori di restauro, per cui la mostra ha anche portato dentro negli spazi espositivi un cantiere di restauro, in maniera che chi viene, il pubblico, possa fruire anche questo e partecipare alle tematiche, alle questioni conservative, e che anche gli studenti possano essere partecipi di un recupero e poi vedere le opere restaurate che entrano nell'esposizione della galleria. Qui ci troviamo davanti alla linea del tempo dei mecenati veronesi, dei musei civici, realizzata dagli studenti dei corsi di anatomia dell'Accademia di Belle Arti. E qui vedete Ugo Zannoni seduto al suo tavolino con una maquette appunto di Dante e gli altri in buona compagnia. C'è Giulio Pompei, Cesare Berlasconi, Pietro Zenati, Angelo Dall'Occa Bianca e Achille Forti. E disegni realizzati appunto dagli studenti. E poi inizia questa linea del tempo che abbiamo fatto partire dalla figura di Scipione Maffei, che è il pioniere, insomma, del mecenatismo archeologico, e arriva, si sviluppa fino all'età di Achille Forti e della
donazione del palazzo Emilia Forti per la Galleria d'Arte Moderna. Si vede un'alternanza di momenti e anche di figure tutte legate, molto spesso legate alla vita del museo o alla vita della città, come studiosi, come appunto esperti di scienze naturali, di archeologia, di numismatica e come appassionati. E la linea del tempo è costruita con i colori del brand dei musei attuali, che è il verde, e che ha come identità delle singole aree e dei colori diversi: il rosso per le collezioni archeologiche, l'arancione per le collezioni artistiche e il verde per le collezioni naturalistiche. Qui si può veramente leggere, fermarsi a guardare e a seguire quante persone, quanti momenti hanno segnato la formazione delle raccolte civiche. E sono anche rappresentate alcune opere o reperti archeologici o naturali caratteristiche. Per esempio, Cesare Bernasconi è famosissimo perché è il donatore della Madonna della Quaglia, della Sacra Famiglia di Mantegna, del bambino col pupazzo di Caroto. Poi c'è Giuseppe Camploi, per esempio, l'impresario musicale teatrale, che ha donato anche lui dei dipinti con delle sculture, degli strumenti musicali. Abbiamo anche esposto un ritratto molto bello di un autore veneziano, di Carlini, che lo rappresenta negli anni 60 dell'Ottocento. E poi ci sono altri, una lunga linea che ci vuole ricordare che da dove siamo venuti, quanta passione, quanto impegno civile e civico hanno messo i nostri predecessori e quanto ancora oggi ci sia vicino come affetto e come diciamo partecipazione da parte della città, a partire appunto delle due istituzioni universitarie, ma anche di tanti cittadini che continuano a sostenere tutto questo accanto all'istituzione del comune. E proprio quest'anno, e tra quest'anno e l'anno scorso, i musei hanno ricevuto altre importanti donazioni, e quindi in qualche maniera questo spirito che ha sempre animato un po' l'identità e la caratteristica dei veronesi prosegue oggi vivo più che mai, e di questo c'è anche tanto bisogno in questo momento, perché è solo così che noi potremo mantenere, dare un senso e consegnare al futuro dei nostri giovani tutto questo. Tra gli aspetti più affascinanti e anche più nuovi di questa mostra c'è il laboratorio di restauro dentro la mostra. Abbiamo voluto portare il cantiere appunto in una sala apposita dedicata, che è parte integrante del progetto, dove gli studenti dell'Accademia di Belle Arti stanno lavorando da alcuni mesi sul recupero e l'intervento conservativo di due importanti gessi di Ugo Zannoni, che provengono dai depositi museali e avevano bisogno di una manutenzione molto accurata, perché erano in quanto materiali molto fragili, avevano sofferto particolari condizioni precarie. E quindi abbiamo una Beatrice di Dante Alighieri, appunto un altro di questi temi appunto della fortuna iconografica della commedia, che verrà a breve esposta nella collezione permanente, con questa figura molto elegante, vedete, quasi una divinità. E il secondo è un grande gesso per il Luigi di Canossa, che è in Duomo e che si può appunto ammirare anche nell'itinerario di visita. Il lavoro è molto bello sentire i racconti delle restauratrici che accolgono i visitatori, che possono togliere ogni curiosità su come si svolge l'intervento. Il lavoro sostanziale è stato quello di una pulitura, perché i gessi erano molto sporchi, per cui si può fare anche proprio l'esperienza di che cosa significa un restauro, un recupero, un restauro di una scultura, e un prendersi cura e una scelta metodologica che riguarda la conservazione. Ultimamente
nei musei sono stati svolti vari cantieri all'aperto, per cui ogni tanto i cittadini, quando passeggiano, quando vengono in visita, possono incontrare dei restauratori che stanno lavorando nei percorsi di allestimento. Questa mostra nasce come un progetto di collaborazione e vede partecipi le università, i padri Stimattini e tante tante persone che hanno contribuito in modi diversi a realizzare tutto questo. E in questa collaborazione, in questo viaggio, c'è anche Verona Minori Jerusalem, che io voglio ringraziare per aver potuto amplificare con questo bellissimo progetto di webinar e portare la mostra anche alle persone che non sono ancora venute o non possono venire a vederla, perché grazie a questa bellissima iniziativa la Verona Minor è parte integrante del progetto. Per cui grazie, grazie ancora, grazie per questa opportunità e per dare voce a tutta questa bellezza e a questa progettualità.